quando si parte sempre con dei buoni auspici, no? Di fare bene, di creare un bel gruppo. Adesso poi sta a loro continuare e cercare veramente di cementare al, al massimo il gruppo che c'è, perché poi i risultati, se ognuno pensa per i fatti suoi, non, non si ottengono. Quindi i migliori risultati, ce li insegna la nostra nazionale di calcio, si ottengono così, e spero che quest'anno quelli che c'erano e quelli che sono arrivati imparino un pochettino, quelli che c'erano dalle esperienze negative e quelli che sono arrivati da, da quello che poi vedranno dai vecchi. Mi auguro veramente che dalla prima partita possano i tifosi tornare allo stadio, perché fare delle partite senza il pubblico veramente sono delle partite inutili. E poi gente che gioca a calcio ha voglia e soprattutto ha bisogno di sentire il calore del pubblico. Mister, si è parlato, parlare di gruppo dopo quello che è successo e che ci fa tanto piacere con la nazionale di Mancini, è diventato un po' il leitmotiv di quest'estate. Come si crea un bel gruppo vincente? Come si crea? Attraverso l'unità di intenti, attraverso il lavoro, attraverso la disponibilità, attraverso la motivazione individuale e di gruppo, attraverso il rispetto per la maglia, attraverso il senso di appartenenza, ma attraverso il lavoro soprattutto e le sintonie. È questo quello che noi dobbiamo fare, questa bella iniziativa. Si può fare tutto nella vita, ma veramente tutto, però tutto parte dal quotidiano e dall'impegno quotidiano, questo è fondamentale. Ecco, la pressione della maglia Pescara e di quello che è un obiettivo che non vogliamo dire per Scaramanzia, come si trasforma in pressione positiva e motivazionale? Ma le pressioni secondo me non esistono, poi facciamo un lavoro, soprattutto i ragazzi insomma in campo possono divertirsi, possono aspirare a migliorarsi. La pressione non esiste, deve essere invece un traino, perché più c'è interesse verso una maglia, più la piazza è importante. Pescara certamente lo è per i trascorsi, per quello che rappresenta questa maglia, e quindi c'è maggiore motivazione. Non c'è pressione secondo me, perché è molto bello sentirsi applaudire da tante persone, diventa invece deprimente quando fai bene, quando ottieni e c'è poco consenso perché la piazza non lo consente. Quindi non c'è pressione, invece sono più gli aspetti positivi che negativi. Si può fare se si dà, si può fare se daremo, e daremo e possiamo anche riempire lo stadio, ma con questi obiettivi molto lontani noi non ci dobbiamo pensare, dobbiamo pensare soltanto al quotidiano, ad avere un grande rispetto della maglia, come ho detto prima, ad avere voglia di migliorarci, e sono sicuro che faremo bene. Questo è un ottimo gruppo che possiamo sempre migliorare, e soprattutto occorrono le giuste sintonie, perché poi, ripeto, la maglia è fondamentale, ecco.